200.000, è avuto un sussulto quando hai visto questa cifra. È la più alta di questa stagione con la quale gioco. Da quando, cioè, quando sei qui, hai giocato per questa cifra, non ti era mai capitato? Nella scorsa stagione ho giocato anche con più, ma non ho vinto una volta sola, quindi. Allora. Però io sono decisissimo, stasera è la forza! Cifra. Dai, prendiamo l'onda giusta. Riccardo, metti la cuffia. E vediamo un po' che storia scriverai stasera. Mi senti bene? Sì. E allora andiamo. Prima coppia di parole per Riccardo e per tutti voi che giocate da casa è questa. Parlato o letto? Letto. Ghigliottina. Aia. Qui è fortuna, si sa. Speriamo che adesso ti arrida la fortuna. Seconda coppia di parole. Hai vero e zero. Andiamo con zero. Ghigliottina. Aia, un altro taglio. Terza coppia. Restano 50.000 euro. Terza coppia è vino o olio? Andrei col vino, ma scelgo l'olio. Bel rappresentante di vini. Ghigliottina. Oh, vedi, scelta fortunata, giusta. Restano 50.000. Penultima coppia. Gruppo o elettrico? Mi tenta gruppo. Ghigliottina. Sei stato tentato dalla parola giusta. Ultima coppia. Forza Riccardo. Amici miei o suo padre? Conosco meglio amici miei. Speriamo. Ghigliottina. E stavolta c'è il taglio. Comunque 25.000 euro, quindi importante sempre il montepremi. Parlato, vero, olio, gruppo, suo padre. Via ancora un minuto di riflessione. Lingotto, puoi togliere la cuffia. 25.000 euro è il valore di questa parola. Hai scritto presto. Perché con l'ultima parola è un po' ovvio il collegamento, però qualche volta capita che sia ovvio e poi il resto. Poi le altre. Le associazioni arrivano. Quante ti senti sicuro su quanto? Un po' su tutte. Su tutte? Devo dire la verità. Sì. Attenzione. Hai scelto
tutto. Ah. Perché si dice è tutto suo padre. È tutto suo padre. È tutto vero. Se stasera vinco mi dovrò dire è tutto vero. Te lo dovrai dire. Me lo dovrò dire, è tutto vero. Ok, quindi anche con vero ci sta. Tutto parlato, per esempio, è quando non c'è musica, ma è un momento di tutto parlato, no? È tutto parlato, sì, non c'è altro, è talk show, è tutto parlato, per esempio. È tutto olio, perché è tutto olio extravergine, è tutto olio e non c'è nient'altro. Il gruppo del tutto è un insieme in cui è contenuto tutto quanto. Eh sì, effettivamente le associazioni ci sono, si è anche parlato di tutto. Sì. Si è parlato di tutto, tutto vero, tutto olio extravergine. Il gruppo l'ha appena spiegato, è tutto suo padre. Tu assomigli a tuo papà? Gli assomigliavo e sono allegro come lui, quindi ho preso questo da mio padre. Bello, bellissimo questo grazie. Tratto caratteriale, no? Ma fisicamente, no? Assomiglia a papà? Un po' sì. E quindi quando ti vedevano dicevano, tutto suo padre? Certo. Se gli assomigliavi? Sì. Sì? Anche mio figlio è tutto suo padre. Ah, tuo figlio, come si chiama? Dante. Dante. Dante è tutto suo padre, è proprio il... Il ritratto. Lo vedi, è proprio il ritratto di suo padre. Che c'è? Ritratto di suo padre. Un ritratto di gruppo. Ritratto ci sta, ma ci sta anche tutto suo padre, eh? Sì. Parlato. Si è parlato di tutto. Vediamo se col ritratto ci sta. Ritratto parlato, le leghi? Un ritratto parlato, una descrizione di una persona. Esatto. Nelle indagini di polizia un ritratto parlato, l'identikit. Sì. Benissimo. Vero, hai detto tutto vero e si usa parecchio tutto vero. E il ritratto invece con vero come la collegheresti? Quando uno fa il ritratto vero di una situazione o di una persona, quando lo descrive... descrive giustamente, in maniera veritiera. Ritratto dal vero, no? Ritratto dal vero. Dal vero. Anche quando si dipinge, c'è un modello, ritratto dal vero. Olio, ritratto. Tutto l'hai spiegato. Ritratto ad olio. Ad olio. È dritta. Gruppo con ritratto. Quando si fa la foto di classe è un ritratto di gruppo. È un ritratto di gruppo. E è ritratto di suo padre, l'abbiamo detto. Sarà tutto o sarà ritratto? Ho l'impressione che sarà ritratto, perché ci sta meglio. Sei un uomo che ha molto intuito, perché è ritratto, ritratto la parola di stasera. Riccardo, sei andato vicino grazie, anche stasera, grazie, forza! Grazie. Buona serata a tutti! Da tutti noi, dalle professoresse, eccole qua, e a domani con l'eredità. TG1, a domani!